mostro che porto fa parte di un film e poi di una serie che meritano tantissimo, quindi vorrò anche spendere due parole sulla bellezza da cui l'ho Anche qui è tratto. Frank Oz, tra l'altro, mi sa, sai? Adesso ne parliamo, non preoccuparti perché c'è molto da dire sugli autori. Allora ragazzi, 3, 2, 1, il secondo mostro di Bufu del giorno è... Si vede malissimo, È ora uno ve lo faccio vedere meglio, Skeksis. è uno Skeksis, in questo caso è l'imperatore. Ora, che cos'è? Che cosa, di che cosa stiamo Fammelo vedere però, parlando? fammelo vedere prima. Adesso ragazzi ve lo faccio vedere, vi faccio vedere chi è, vi faccio vedere che cos'è e vi presento questa volta, non faccio la parte, faccio la parte con le immagini per presentarvelo, quindi andiamo, cambiamo modalità. No! Aspettate, aspettate. Posso? Ok, allora lui è uno Skeksis. Si tratta, stiamo parlando dal punto di vista di saga di Dark Crystal, The Dark Crystal. Lo Skeksis è praticamente una specie che fa parte del mondo fantasy di Dark Crystal, quindi parliamo del genere fantasy. Che cos'è Dark Crystal? Perché? Che Però posso cos'è? chiedere una cosa prima Vogliamo... di... Sì. Gliene metti un'immagine un po' più chiara, perché Allora, comunque sembra sicuramente non hanno vi capite. Mettine una metto... quella che mi hai spoilerato. Questo è un disegno, però vi faccio vedere un'altra immagine che è Magari tratta dalla invece saga. presa Ecco, tipo questa. Dalla serie? reboot, di Dark Crystal che si chiama The Dark Crystal Age of Resistance. Che trovate in realtà anche che trovate su Su Netflix. Netflix. Allora dico due cose, così adesso vado per immagini per essere meno Vai, vai, pesante, vai. però tocca comunque dire due cose su che cos'è Dark Crystal, perché la mia intenzione è proprio di darvi un minuto di presentazione di Dark Crystal Soffrivi. per recuperarlo. Allora, Dark Crystal è praticamente un film fantasy del 1982, diretto e ideato da Frank Oz, che ha menzionato prima Puno, che ha a che fare quindi anche con Star Frank Wars. Oz ha fatto tutti, ragazzi, se avete visto nelle grandi produzioni, soprattutto nelle grandi produzioni di successo che ci sono state, di pupazzi, Frank Oz ha fatto scuola sia degli animatori che dei pupazzi, di come si Franco, muovono, cioè ci sono esatto. i video di come animavano Yoda, è una cosa meravigliosa perché sono complessi, cioè, dovete pensare che ci lavorano decine di persone, anche a volte va tre persone per fare un solo pupazzo, uno che fa solo la mano, l'altro c'è un lavoro cooperativo abnorme, per Difatti, dirvi. come puoi notare, diciamo che io sui miei mostri ho tenuto questo filone dell'animatronics perché volevo presentare chi è Frank Oz, però mi hai aiutato tu, però anche qua c'è una grande presenza importante che è Jim Henson, che è praticamente il Jim creatore dei Henson, Muppets, conoscerete tutti i Muppets, quindi ma anche il regista di abbiamo due grandi colossi di Labyrinth, due grandi no, ma proprio colossi dici scusa. dell'animatronics, che si uniscono nell'82, ancora prima della loro fama massima, per fare un'opera unica dal punto di vista di genere fantasy, che tra Ma l'altro Labyrinth è in di che realtà... anno è? Cosa? Labyrinth di che anno è? 86. Perché Labyrinth sono sempre loro due. Sì, perché praticamente volevo dire che questi due autori che si occupano di pupazzi e di animatronica nell'82 fanno Dark Crystal, c'è anche un altro terzo autore importante che... Brian Froud, di cui vi ho fatto vedere prima l'illustrazione, perché c'è Fraud. anche Froud, perché c'è anche praticamente questa grande attenzione del fatto che Dark Crystal nasce da disegni e ci sono continuamente al lavoro disegnatori, marionettisti e diciamo tecnici informatici. Che cos'è Dark Crystal? Dark Crystal è un film fantasy che racconta di un mondo chiamato Tra, abitato da specie non umane, quindi in realtà è l'immaginario è potentissimo, High fantasy. è un fantasy veramente molto bello. Ci sono tendenzialmente la storia racconta di questa terra, Tra, dove c'è l'energia di questa terra, una sorta di energia della natura, di energia di fonte energetica. Si raccoglie, sto semplificando moltissimo, però voglio andare a farvi vedere delle immagini. Si raccoglie in dei cristalli, da cui viene Dark Crystal. I cristalli sono la fonte energetica del pianeta, della vita in questo pianeta. E questa fonte energetica è contesa dagli Skeksis, che sono i cattivi. Che Che sono al appunto potere. sono al potere, sono una specie aliena, c'è un imperatore, ci sono vari personaggi e in qualche modo ci sono anche dei personaggi buoni, sono molti, tra cui i Mystics, che
che sono praticamente legate agli Skeksis, Non se li dovrei amo. andare molto in profondità, però nella saga, nella lingua originale, abbiamo queste due razze, i Crudelis Skeksis, the Cruel Skeksis, e i Gentle Mystics, i mistici gentili. Poi abbiamo il mondo, è in realtà popolato da creature che ricordano molto gli Halfling, per chi giocasse a Pathfinder o a familiarità con il genere fantasy GDR, che poi sono chiamati Non so se mi Gelfling. ricordano, sì, perciò O hanno. comunque diciamo, L'archetipo è quello, però mezzi diciamo. elfi, creature diciamo con delle Sembrano dei orecchie lunghe, folletti, sì, sembrano dei folletti, si che poi. chiamano Gelfling qua. Sì. E poi ci sono delle cose più piccole che diciamo un po' a livello di altezza ricordano gli gnomi, ma in realtà sono creature un po' uniche, molto buffe, con un naso qua si vede molto diciamo, la mano di Anson, che si chiamano Podling. Tra cui, ora vi faccio vedere tutte queste creature, però questo è un film che porto per dire che è uno dei migliori esempi di fantasy. Tra cui volevo dire, vi farò vedere oggi l'inizio di questo film, la prima scena, ma inizia la frase topica di Dark Crystal per i fan di Dark Crystal, è Another World, Another Time in the Age of Wonder. Quindi un altro mondo, un altro tempo nell'era della meraviglia. È una frase che mi piace molto. L'ultima cosa, rompicazzo, Dark Crystal è dell'82, ma la serie è veramente, veramente meritevole, ne parlerò. Di Netflix è del 2019 ed è meritevole moltissimo per questo tema dell'animatronic, il Non me l'hai documentario ricordato. che ho visto ieri, che si chiama The Crystal Non l'avevi mai Curse, visto? che no, non l'avevo mai Cavolo, per visto. Si chiama me. in italiano Il potere del cristallo ed è praticamente un documentario che vi fa vedere tutto il mondo dell'animatronica, di Ma ci hanno Anson, messo di tipo 10 anni a Oz. farlo, 12 anni, Ci insomma, hanno ci hanno messo quasi messo. 40 anni, perché No, tra la dall'82, creazione e tutto, ti dico allora. nella parte pratica, perché poi tra tutta una serie di cose l'hanno ripreso. Sarebbe eccessivo parlare per Dark Crystal di un termine molto nerd, molto tecnico, che si chiama Development L, cioè nel senso che è proprio la difficoltà, l'agonia di riuscire a fare qualcosa, ma ci siamo quasi, nel senso che Anson e Oz hanno sempre voluto portare Dark Crystal, e questo non è un reboot da reale, questo è veramente un reboot che arriva dopo una sofferenza, tanti tentativi di produzione, perché quasi tratta del fatto che non è una tecnica per essere realistica, ma è una tecnica che riesce a essere magica. Loro lavorano con degli oggetti che diventano vivi. Quindi da questo punto di vista non è un monopolio del reale, e la serie di Netflix è meravigliosa, ve la consiglio. La serie è fighissima. Vi faccio vedere, per me, guardate ragazzi, è un voto veramente altissimo la serie, ve lo consiglio. Vi faccio vedere comunque l'imperatore degli Skeksis, un personaggio molto dispotico, ma la peculiarità, adesso tra l'altro dico, finisco il mio spiegone, perché anche Puno penso che potrà dire bene, potrà confermare o non confermare delle cose, perché anche lui l'apprezza, però una peculiarità degli Skeksis è che sono dei cattivi, ma in realtà fanno molta tenerezza, molta simpatia, sono molto divertenti, e ho preparato per oggi, se te la ricordi, la cena degli Skeksis. Come no? Perfetto, quindi lui è È l'imperatore. meravigliosa! Diciamo che è l'antagonista principale di Dark Quella è una Crystal. cosa, tra l'altro, la scena di Skeksis mi ricorda che in generale la scena diciamo in generale dell'animare qualche cosa che si sta Sì, cibando la è un scena. grande topic in generale, cioè Certo. creare il pupazzo che si ciba di roba per farlo sembrare ancora Perché più vivo, che cibo si è nutre. un aspetto della vita, Sì, cioè sì, dell'essere sì. vivi. Vi faccio vedere Lui. il disegno di Freud, originale, quindi è prima dell'82 questo disegno che ho trovato. Vi faccio vedere lui. Uno dei Lui chi è? mistici. Lui è il mistico. I mistici sono praticamente molto il bene, rappresentano molto, molto buoni e molto gentili. Infatti, Hanno quattro braccia, non si vede, ma non si c'hanno. vede, diciamo che cantano, hanno un canto molto particolare, molto culturale, tipo così. Sono un'altra razza, diciamo, di Dark Crystal, che è appunto un mondo veramente popolato da razze che, però diciamo una È cosa, figa la lore, cioè guardatelo anche perché la lore è molto Dark Crystal interessante. ha pure creato delle nuove razze, che dice, ah, vabbè, che è tipico del fantasy. In realtà, ragazzi, ma ne parleremo molto a lungo di questa cosa sul fantasy, non è proprio così, nel senso che nel fantasy ci sono degli archetipi che in realtà delle volte sono abbastanza istituiti, definiti, e Dark Crystal in realtà ha delle sue regole e delle sue leggi. Vi faccio Soprattutto con gli vedere. Skeksis e i mistici ha creato proprio, mentre appunto gli Halfling sono un po' degli Halfling, un po' dei mezzelfi, un po' degli folletti, hanno delle cose che hanno degli archetipi, hanno proprio generato qualche cosa di molto originale, secondo me, È tra gli Skeksis e le profondo, è cose. Cioè, che simbolico. cosa è?
È molto bello, sì. C'è un altro personaggio che Io amo il cacciatore appunto piace molto. Lui è protagonista. della Dice, serie, del... sì, nella versione della serie si chiama Rian ed è anche Sì. nell'originale. Però nella serie di Netflix abbiamo un'aggiunta di un personaggio molto dolce, femminile, che è Lei è Edith. meravigliosa. Che praticamente è anche lei della stessa razza del protagonista, però è una versione delle caverne, mi sa, comunque un altro tipo, vedete la pelle, diciamo, diversa. Però lei è molto dolce, è un personaggio molto carino, si accompagnano questi due protagonisti da lui che Lui è si chiama, mi pare, ora vi meraviglioso. dico Non mi subito. ricordo con la P, mi sa. Quello Allora, loro sì, abbiamo sono i visto Podlin, tra l'altro. Rian, Dit e Up, che è appunto il Podling, ma un personaggio che Puno apprezzerà, che rappresenta molto, è diciamo il guardiano spirituale di Cacciatore. tutta, no, il guardiano di tutta Tra, il guardiano, diciamo, è il personaggio di un Lei. mago, di una maga, e anche dei buoni, ma anche della neutralità Lei è del cosmo, è fantastica. Lei Ogra. è fantastica, Praticamente questo Ogra. personaggio è un personaggio buono ed è estremamente brutto da un punto di vista fisico, ma in realtà è il personaggio più buono di tutti, e questa, diciamo, apparenza contrasta con il carattere. È Lei, anche diciamo, scorbutica in è realtà, eh. scorbutica, però è un personaggio che, diciamo, da un punto di vista di battute, di sceneggiatura, ha delle battute molto profonde e riesce a collegare nel suo dire, nel suo parlare, questa, diciamo, vi sembra dal punto di vista di spettatori, che quando si parla dell'energia, è talmente fantasy che quando si parla dell'energia di questo mondo, dell'energia di Tra, vi sembra quasi che si stia discutendo dell'essenza del fantasy. Cioè, in realtà Dark Crystal è veramente un qualcosa che sta all'immaginario perfettamente, perché lei in qualche modo sta cercando di dire che gli Skeksis cercano di dominare l'energia, che invece attraversa le creature di questo mondo. Gli Skeksis cercano addirittura nella trama, di dominare l'energia tramite il cristallo oscuro, che è un cristallo che Il viene, Dark Crystal, diciamo, ok. che gli Skeksis vogliono catturare l'energia, io questa è la mia lettura, l'energia del fantastico è la mia lettura, l'energia della natura è quella originale, e iniziano a assorbire i personaggi, iniziano a assorbire la vita tramite una sorta di tecnologia che assorbe la vita, con un altro archetipo fantasy. Diciamo, Ogra è quella che cerca di fermare tutto questo, perché è a favore del libero fluire dell'energia di Tra, che per Vabbè, me è ma l'energia del poi il resoconto fantasy. è perché, da dove? Perché lei è proprio, come si E dice? lei è la Lei è custode del l'essenza di mondo. Tra, cioè è autoctona, però senza poi fare cose. Era poi interessante vedere come c'hai. Ciao Stockholm, sì, Dark Crystal, che meraviglia, lui sono io. Ok, ah sì, perché il nome? Lei è la Grincia, perché La ricorda un po' il grincia mi piace Grinch, un sì, molto carino, po'. Grincia femminile. Come sta? Però sì, effettivamente sì, però in realtà qua abbiamo un personaggio veramente buono, poetico, veramente una gran serie. Io adesso però mi stoppo, perché ha diritto Puno di dire, cioè, gli è Perché sono un piaciuto. gigante? No, ma anche per rispetto per i giganti, ma se vuoi dire qualche cosa che ti piace di Dark Crystal, cosa ne Io adoro pensi? Dark Perché Crystal. poi c'ho delle reaction, quindi è giusto, visto che le Allora, reaction ce l'ho, che tu abbia il tuo spazio per commentare. intanto guardate che bella Ogra con i cornoni, il terzo occhio, anche lei la saggezza, capito? L'occhio sulla cosa, bla bla. Il seno è interessante, ti dà questa cosa, cioè anche un immaginario, Lei mi soprattutto la sa questione della di Ofra vecchiaia. Winfrey. Ofra, cioè è Però fantastica, lo lei che prende i scialle, il vestiti, sì, ma vestito, tutta scapigliata, però con lei è questa cosa c'ha i veramente baffi, figa. cioè sembra un uomo, se uno non ti dice che è una donna, cioè una Sì. donna è un personaggio femminile, e uno non lo vede. Comunque, la cosa che mi piace, cioè Dark Crystal è meraviglioso, io amo molto poi, nello specifico, le cose per bambini, mettiamolo in questa cosa, amo molto guardarmi sia certi cartoni animati, certe cose molto fantastiche, con delle rappresentazioni molto infantili, e mi piace vedere come c'è la creatività messa veramente nella sua massima potenza, secondo me, lì raggiunge. La cosa bella è che l'hai portato per parlare dei mostri, quindi la cosa che mi piace molto, e l'avevo detto all'inizio in realtà di sfuggita senza tematizzarlo, che questo è il classico mostriciattolo. Non perché è piccolo, ma la questione del mostro che provoca tenerezza. Quindi mi interessava, perché uno Tutti, dice, ma tutti. allora per esempio Sì. il mostro... E metto grande. Se vuoi sì, se vuoi sì.
Perché mi interessa molto questa parentesi che stai aprendo, anche perché, come sai, anche nella vita reale io ho, diciamo, mi piacciono molto i pupazzi, non saprei neanche definirla questa cosa. Puno lo diverte, io lo trovo a volte inquietante, però io, visto che stavi dicendo, magari cercando di interpretare perché Dark Crystal, è perché cioè, no, intanto Chucky era comunque una cosa oscura che volevo portare, però volevo portare appunto l'animatronics come far animare un pupazzo più che l'illusione del corpo. L'illusione dell'oggetto qua è veramente come dicevi tu, quindi in realtà mi sento capito, è il pupazzo, è il mostriciattolo che prende corpo, però qua non è che emula qualcosa, qua sono veramente il loro mondo, è veramente la loro È che la essenza, cosa sono secondo me. il mondo dei mostriciattoli, che non è un mondo che ha a che fare con il reale. Qua il fantasy è veramente forte, Però per cioè il dire reale non riesce a la cosa è entrare, il mostriciattolo, cioè se io ma prendo fanculo il reale. Legolas non è un mostriciattolo. No, Però minchia. lui perché è un mostriciattolo? Perché la questione è anche lui fa tremare qualche cosa della realtà. E secondo me sì. La cosa è. Legolas, proprio Legolas? No, loro. Gli Skeksis, io ho detto Ah, Legolas no, ok. Legolas non è un Sì. mostro, loro secondo me sono dei mostriciattoli, ma il Sì. punto è perché, cioè che vuol dire essere mostro e quel far tremare della realtà secondo Che me? vuol dire? Se No, nel senso vorrei capire, perché io darei una ripetere la. risposta diversa, sicuramente diversa da Puno, però Puno con questa parola mostriciattolo vorrei capire che intendi, cioè Perché il scusami, se puoi. mostriciattolo è come dire sei un mostro, cioè non sei normale. Ma non sei nello stesso solco del mostro che mi fa paura, ma sei un Ah, mostro che mi ok. fa pietà. Il Pietà. mostriciattolo, la questione della pietà, sulla Sì. quale ritorna e ricama anche la tenerezza, per esempio, prendo un esempio classico di mostriciattolo, che è Stitch di Lilo e Stitch. Ok, sì. Cioè il classico. La famiglia Sì. nessuno mi viene abbandonato. Dimenticato, devo fare la cosa di Stitch. È il classico mostriciattolo che vuole essere aggressivo, vuole essere mostruoso, ma alla fine non ha la potenza. C'è il problema della potenza, del cosa mette in crisi. E quindi in realtà la potenza ce l'ha perché potrebbe distruggere tutto. Però poi alla fine arriva una bambina che fa: no, sei cattivo, capito? Lo prende e tacca, perché tu non puoi fare le cose. E lo rimette a posto e diventa un bambinone. Un bambino, però c'ha la potenza di distruggere pianeti, ma poi alla fine in realtà. Cioè c'è una specie di dislivello strano fra la reale minaccia e quello che I appare. mostriciattoli sono all'inizio della puntata, quando abbiamo detto che il mostro si allea col fantastico, che il mostro non è la paura, il Quello mostro che stavo è dicendo, il esatto, bravo, mostriciattolo siamo è quello che fa d'accordo. vedere, ma a maggior ragione, che il mostro non per forza è qualche cosa. Per esempio, il mostriciattolo è la mostruosità del mostriciattolo. Sarà che siamo tutti mostriciattoli, il più bello. Che c'è, è grande, è grosso, pesa 3 quintali e 33. Ok, una sorta di filastrocca. Grazie. Come l'ha Nel detto, però, eh? senso, che goduria però. Sarà che siamo tutti mostriciattoli. Tutti mostriciattoli. Il più bello che c'è è grande e grosso, e pesa 3 quintali e 33. Sì, ma deve essere una canzone perché tutti i mostriciattoli è un coro. Cioè, secondo me deve essere. Come Perché si se ho interpreta questo capito. No, perché io ho log? capito chi è Stockholm in tutto ciò. Ah. Sì. E tutti i mostriciattoli. Che canzone è? Devo capire qual è la canzone, però, che mi sfugge. Perché tutti i mostriciattoli è il coro. Cioè, è la Ok, risposta corale, secondo me. però sì, il Comunque, la cosa è il mostriciattolo è la parola mostriciattolo. chiave che tu stai dando per indicare questo mostro buono, indovinate. Tra l'altro, scusami, però anche c'è cioè, questo fatto del mostriciattolo si collega, quindi Questo non è. fatto del Sì, mostriciattolo. no, non è una cosa contro il mostriciattolo, però è proprio anche questo fatto del mondo. Qua non è sempre il solito tema, la crisi del reale, l'ombra del reale, qua è proprio il mondo fantasy, e i mostriciattoli hanno il loro mondo, No, non per forza, secondo possono interagire con gli umani, però allora me. sì, No, no, hai secondo me. ragione, non è vero quello che sto dicendo, nel caso di Dark Crystal sì, cioè nel caso di Dark Crystal la bellezza di Dark Crystal, dei mostri di Dark Crystal è la totale, diciamo, assenza di realtà, cioè non è la questione del Però mostro sì, e il però quello, ma reale. quello secondo me non è parla della mostruosità, nel senso che la No, parlo del mostruosità fantasy. parla del fantasy, però perché li viviamo anche come mostri? Perché uno porta. Sempre per quella cosa che il mostro necessita del reale per poter essere evocato come mostro, mentre appunto Legolas no, però per esempio se poi prendi il Balrog uno vuol dire è un mostro, sì, ma allora è interessante perché come uno lo mette cosa è mostro, cosa è no, e anche questa l'abilità del mostro mi piace. Il mostriciattolo per me la cosa interessante che ha è come se.
Mettiamo che il mostro in questa sigla top della nostra infanzia dice, pensa alla sigla mentre dico, penso curioso, ma non mi viene niente. La questione è, il mostriciattolo, il mostro in generale, è un qualche cosa di anormale, abbiamo detto di conseguenza, no? Perché non può essere normale, è proprio perché non è normale che è un mostro, ok? Questa anormalità è un sorta di disfunzione di una normalità. Seguiamoci su questa cosa, ok? Quindi il mostro nel caso del brutto è una disfunzione del bello, ok? Il coso nel senso di quello gigante, per esempio nel caso Ma anche mio, la mostriciattolo è una disfunzione del disfunzione mostro, è poi. una, esatto, è una Oh, disfunzione del ok. mostro ed è una disfunzione della potenza. Perché lui potrebbe fare cose, eppure non le fa, non le fa bene, quello può distruggere, è una specie di cosa mal riuscita. Cioè, il Sì. mostriciattolo è la disfunzione per essenza. Sei un mostriciattolo, cioè non dovresti neanche riuscire a vivere. Ed è quello che fa pietà. Perciò dico la pietà del mostriciattolo è la disfunzione per eccellenza come disfunzione, dove però non c'è la reazione della minaccia, ma c'è la reazione dell'accogliere, che pur sempre divide, perché tu non sei me, io funziono, tu non Però funzioni, posso però io ti dire, Bruno, secondo accolgo. me questo tema del mostriciattolo Cioè, esiste ed è secondo me un tema molto bello. L'unica cosa è che comunque non lo attribuirei, ma a mio giudizio magari mi sbaglio, però non lo vedo assolutamente in Dark Crystal questo tema. Nel senso che Dark Crystal non c'è proprio il solito umano, la solita visione del mostriciattolo. Mi sembra che tutto il mondo sia un mostriciattolo. Il certo, mondo è un mostriciattolo, quindi lì non c'è questa prospettiva no, della su questo sono pietà, d'accordo, su secondo questo sono d'accordo, no, però me. aspetta, Ok. è un po' di Mi piaceva rimando, è un molto po' di il tema del rimando, mostriciattolo rispetto al è un po' di mostro. Quello rimando. è molto coerente. Ora ritornerò sul perché Dark Crystal in realtà, però per dire sulla cosa del mostriciattolo è interessante perché se prima diciamo che come sempre il reale, quello che continua a fare è prendere il mostro ed è una continua cosa? Chi li vede E chi strilla, vede mamma dice, mia. mamma mia, che mi spalle, ma io ho paura, non è che è un sì, è una sigla di un cartone, ma Ma io non la conosco, chissà. sei sicuro che, Sei sicuro che cioè, no, esista? ma quando dici quando eravamo piccoli, perché non è che, cioè, nel senso, io ho 16 anni, cioè, non lo so, Ma io sono un gigante, cioè, vedo le stai cose parlando di, che perché io ho dimentico. 16 anni, quindi magari Dice, non la conosci? Sì. non lo so, se Allora. comunque l'era di ventenne, io questi cartoni non sono mica così Quindi, se vecchio. no. Allora, la cosa è. Se la società, quello che continua a fare è individuare dei mostri per isolarli e continuare ad abbatterli e sentirsi normali, creando però una struttura di controllo su il mostro che è minaccioso, il mostro che invece ha bisogno di aiuto Sì. è ugualmente controllato. Io penso, per esempio, c'era un film molto interessante, questa è una cosa, una piccola, non so, parentesi terrificanti, però è una Oh, cosa che che aiuta, parlava, cioè che mostriciattolo è un aiuta. classico archetipo dell'aiutante nei film con gli Dell'aiutante, umani. però per esempio la questione, esatto, il mostriciattolo aiutante, però in genere è aiutante nel sovvertire certe cose del reale. Guarda, è tanta Sì. roba c'è da dire C'è sul un classico, il mostriciattolo. mostriciattolo inizialmente è cattivo, poi succede Posso qualcosa e dire una diventa cosa l'aiutante dei strana? Posso buoni. dire una cosa Sì, fai strana? Questo questo paragone strano, c'era collegamento. un film che non rammento purtroppo il titolo, ma ve lo farò sapere, che me lo indicò un amico. Ok. Ah, non so cosa sia, quindi Vabbè, farò se come alla strano. fine C'è della questo programma, puntata. svelaci che Alla cos'è. fine della puntata non riusciamo a indovinarlo, anche Dice, per prima. forza Abbiate svelare. pietà, siamo dei mostriciattoli. Esatto, siamo difettosi di partenza. Ci stava questo Questo film, se film. non erro, è svedese, e c'era il problema che presentavano della intoccabilità a livello giuridico dei bambini. Infanzia di fogna, Fogna. le fogne sono Non è che sto desideri, cercando di. sto stonando un Ma scusa, po'. dacci un indizio che non sia la sigla Sì, su. anche perché continua a dire la stessa cosa, dico dai, la conoscete, però non lo so sapere, dacci Vediamo indizi. se ti battiamo non sulla sigla, ma sul tema. Cioè, dici che ne sono protagonista, di che colore è? Capito? Domanda è? Di che colore è il Che ne so, dice protagonista? verde, dice tartaruga ninja, ok, jackpot è E mio, ho magari è Mike vinto. Wazowski. Allora, Sto film che è svedese, quindi. Fognidoro, ma Fognidoro?
Secondo me la ti dirò Fogne d'Oro. È un film svedese che parla del problema, per esempio, della criminalità infantile, nel senso a livello giuridico, perché dice che non possono essere toccati giuridicamente i bambini, e a livello morale, a livello sociale, è enorme la questione del bambino. Fogne d'Oro. La cosa difficile di questa cosa, di questo film, vedete, c'è una scena in cui c'è una microcriminalità di immigrati, di cose, bla bla, nel film. Che per esempio fanno, come spesso accade anche nelle società, che la criminalità è relegata ai bambini, la microcriminalità, proprio poiché non possono essere imputati. Per cui c'è questo vuoto giuridico strano, per cui rubano a un certo punto la luce al Gran Pura mentre parla, rubano per esempio un cellulare a qualcuno e questo tizio se lo prende, cerca di fare, inizia a strattonare e arriva tutta una serie di gente. Che inizia a dire, ah, si fermi, lo tolga il bambino, e dice, ma mi sta rubando il cellulare, lo lasci, iniziano con violenza a strapparlo dal bambino, che alla fine cioè, e non fermano quello che è, e perché cos'è questo? Il classico Il mostriciattolo, bambino nella con la realtà, pasticciattola. il bambino, che uno dice, ah, ma sei il mostriciattolo, cioè il mostriciattolo è il bambino, cioè quella cosa della realtà che viene trattata come disfunzionale, e siccome è disfunzionale non gli puoi dare potere, e allora mi devo occupare io per forza di qualsiasi cosa, e non gli puoi dare un'autonomia e quindi anche una dignità di essere come lui vuole essere, perché qualsiasi cosa faccia comunque è un bambino, cioè non la puoi prendere realmente la cosa, cioè la disfunzione che taglia fuori, cioè il mostriciattolo della pietà, si capisce Sì, la sì, sì, critica sì, che sì. voglio fare, Mi è piace il questo fatto tagliare che mi piace fuori. di questa trasmissione che ancora siamo un canale microscopico, ma già abbiamo tipo i nostri grandi tentativi di farci ingannare, cioè tipo la puntata di oggi, i bambini sono dei mostri, tipo così, fine puntata. E chiudiamo così, ma i bambini fanno schifo. Vabbè, no, prego, No, no, prego. no, erano No, esteso no, i bambini comunque come l'idea mostriciattoli. riesce a far capire questo esempio del bambino che fa il ladro, l'esempio della funzione del mostriciattolo, cioè l'esempio di quel Esatto. qualcosa che comunque sta facendo un'azione negativa, cattiva dal punto di vista di trama, però in qualche modo riesce a reggere, cioè la fa lui, viene mandato avanti lui perché è mostriciattolo, perché desta pietà, perché è una categoria in qualche modo debole rispetto al mostro, che invece in realtà non viene neanche mai Ma è giustificato perché è un Carletto? mostro. Che goduria rosa, che Mostriciattoli il siamo tutti bambino, lui. Allora, mostriciattoli. Ah, Carletto Carletto è una cosa Reynolds, che vedevano i Piccione Musi. miei, che No, cos'è? Carletto è fighissimo. Ma non è una cosa degli anni 90, mi sa penso molto prima. Carletto e Principe dei Carletto, Mostri, secondo me è anni penso sia 70. penso sarà degli anni 80, Carletto. Vediamo. Comunque, capito, quindi diciamo che mi sembra più, cioè riesco a coglierlo come effetto mostriciattolo. L'effetto mostriciattolo, Però il quello che volevo mostriciattolo l'ho dire, capito. l'effetto mostriciattolo in questo senso non è solo la pietà, ma la questione di un controllo su qualche cosa, cioè il mostro è quella cosa che deve far vedere la normalità, anche il mostriciattolo fa vedere la normalità. Ora ti lascio la parola perché ora parlerai di tutto il mondo Fai, fai, che hai fai. pensato. 1965 Carletto e Principe dei Mostri. Va Ammazza! bene, va bene. Mi piace questo, Con cioè, Dark Crystal, mi qual è piace la questo fatto cosa? che ti soffermi su delle parole chiave dell'immaginario, come dicevi, guai, come dicevi nelle sigle. Oggi il mostriciattolo è effettivamente una parola che presa dal dizionario non incogliereste, cioè questa è la bellezza di sto puno. Cioè che comunque se voi Oggi sei riprendete. No, nel super. senso, ammetti che tu no, dice cerca di essere uno mostriciattolo, però in realtà guardate che tipo di interpretazione sta dando il Il fumo, fumo. anche il puno alla parola, cioè l'effetto mostriciattolo, la pietà, la scena, il ladro, la lore, cioè il fatto vi ha fatto una sceneggiatura per farvi capire l'effetto. Io credo che questo ragazzo meriti di più, no, Ragazzo, vabbè, ma pensa che sono arrivati. scherzando. Comunque No, però mi è forse nel piaciuta. Friuli non ci arrivavano i 90. Non è tanto che non arrivavano i 90, in Friuli non si va più indietro dei 90. Questa è una cosa molto No, nel strana. A volte è senso, una sai cosa cosa? spazio-temporale, per cui più indietro è sempre stato meglio. A partire dal Allora, so, fumo è lui, bellissimo. siccome guardava questa TV regionale del Lazio, Super 3. conosce dei cartoni che Perché sono tutti sono più old. Sì, vecchi. è vero. Invece, quella che guardavi era TV regionale, la cosa veramente più old in assoluto poteva essere Kenshiro. E ogni tanto ti capitavano Ammazza! i No, io mecha. ce l'ho Però tutti. capito, Puno mi sta, diciamo, cercando di trainare, di fare training su cartoni che lui ha visto in realtà perché è di qua del Lazio. Però, Sonia non esisteva, no, difatti, in Friuli. però, insomma, avevo visto giusto, era bello, Sì, sì, bella sì, sì. old. E Sì, prego, una cosa per passarti a maggior ragione su prego. Dark Crystal, io lo trovo meraviglioso. A me, per esempio, suscita però quella cosa del mostriciattolo.
Perché il mostriciattolo è un qualche cosa che ha questo effetto mostriciattolo, però lo vedi perché è un mostro. Sicuramente lo Skeksis è più un mostro degli altri perché è malvagio, quindi all'interno della lore di Dark Crystal è il mostro tra i mostriciattoli. Però, nel senso, sicuramente è un mostro perché è cattivo, è minaccioso, è diverso, però è diverso di una certa perché è un mondo fantasy. Per cui è diverso, è difficile dirlo In mostro, realtà è difficile è chiamarlo perfetto mostro. mostriciattolo per Dark Crystal. Mostriciattolo in realtà perché? Perché rimanda al suo essere pupazzo. Nel senso, il suo Esatto, essere pupazzo rimanda sì. quindi al suo essere reale e al suo essere, cioè è esattamente in quel limbo, cioè la pupazzosità Perfetto, evidente guarda, di io l'ho Dark scelto proprio per Crystal questo. rende il suo essere mostriciattolo in un mondo dove nel mondo lui non è né mostro né mostriciattolo, ma noi che guardiamo quel mondo necessariamente lo vediamo come mostriciattolo, che è la differenza tra uno Yoda in 3D e uno Yoda della vecchia trilogia, della prima Quello è uno trilogia. degli Secondo aspetti che me, nella vecchia trilogia di Lucas, cioè, il nonostante. mostriciattolo, come si chiama quello che sta con Jabba the Hutt, quello Ma anche Jabba the vecchio? Hutt stesso, eh? Beh, però io Cioè, penso, però non è questa. mostriciattolo Jabba the Hutt, è un mostro. Io dico quello piccolino che fa. Beh, oddio. Sì, però è molto buffo Jabba Sì, the Hutt. però è Però, figo. dico, questa è una peculiarità della vecchia trilogia, l'effetto mostriciattolo descritto da Puno, nel senso che. Comunque io mi trovo d'accordo adesso che sono riuscito a farlo articolare ancora di più Puno con questa cosa perché è il motivo per cui ho scelto Dark Crystal, che comunque siamo in un momento dove si tocca un equilibrio molto difficile, cioè dice Dark Crystal non è che ce ne sono tanti come Dark Crystal, è perché abbiamo questo mondo di, abbiamo intanto l'unione di Oz e come si chiama? Uno dei Muppets, Ah, Henson, Renzo. abbiamo l'unione di Oz e Henson, ma in realtà Dark Crystal ha non è i Muppets come tipo di animazione, come tipo di pupazzi, perché non è la pupazzosità delle origini, cioè la marionetta e il pupazzo fanno il La divertente, ma non pupazzosità delle è, origini è bellissima. esatto, ma non è neanche, diciamo, già nella fase tipo prendete Chucky 88, non è neanche quell'animatronica avanzata a quel punto che cerca di essere, cioè l'animatronica diventa tematizzata. Dark Crystal, se trovate, cercate informazioni su Dark Crystal e vi dice, non vi dice la parola mostriciattolo di Puno, però vi dice che in qualche modo è una sorta di creazione molto particolare perché. Ci sono gli autori dei pupazzi, c'è cioè il mondo dei pupazzi, ma in qualche modo è uscito con delle tinte estremamente cupe per quel genere. Cioè, nel senso, è un prodotto che viene da questo mondo dei pupazzi, però in qualche modo è molto, soprattutto il primo film, la serie è bellissima, però il primo film c'è una tinta gotica, una tinta oscura, per questo gli Skeksis per Beh, me sono dei però personaggi fondamentali, nel senso che, e questa è una differenza nella della serie. serie, secondo Questa è la me. differenza tra la serie e il film, nel senso che la serie è meravigliosa, però il primo film, come fotografia, insiste molto su questa decadenza di un mondo che sta per Sì, appassire. assolutamente. La Grazie cosa comunque bella per della serie, secondo questa. me, la cosa molto bella della serie è che immaginatevi, ecco. Questo sì, nel senso non perché fosse meno, ma si vede la questione dell'epoca. Una cosa è fare dei pupazzi negli anni 82, una cosa è fare il Re Leone nel 92, non so, 93, non so, giù di lì, e Sì, 3D. poi fare il remake in 3D orrendo, terrificante. Condivido. E una cosa è fare una film dell'82 con le marionette e un altro 40 anni dopo con le marionette, e lì vedi cos'è l'avanzo tecnico, cioè banalmente i fondi, perché è diventato Dark Crystal, quindi ha molti più fondi, ha molte, il set, e con la stessa identica tecnica, ma con due, cioè è già all'epoca erano due Sì, coglioni sì, così, sì. ma con una serie che dici con la stessa cosa avete fatto il panico, Sicuramente cioè è gestito a livello il tecnico. valore è diverso, il valore storico è diverso, però questo è veramente un'opera Cioè, che il vi secondo è faccio difficile pensare la vedere. serie, vederla e dici so pupazzi. Cioè, già fai difficoltà a dirlo Preferisco, nell'82. Nella guarda. serie fai, mamma mia, sì, ma CGI, cose? No, tutto a mano, con i set a mano, con 3.000 persone che girano e fanno. Cioè, è pazzesca la Dobbiamo serie. far vedere ai bambinignes, dobbiamo far capire la cura di questo reboot facendo vedere, ho preso 1 minuto del documentario, così possono vedere quanto, che tipo di arte stiamo Vai, vai, discutendo. facciamo, fammi vedere. Comunque mi piaceva un'idea Prego, di prego. quelli che scrivono sulla chat ma non si vedono, che Sì? sono i Vabbè Ninja.
cazzata gigante. Oh, cioè, di quelle che sono brutte, però sono talmente stupide che tipo Sono le aprite la finestra. mostriciattoli delle battute. Ah, Ti fanno pietà. esatto. Allora, vediamo un attimino qualche cosa di Dark Crystal. Allora, vi faccio vedere innanzitutto questa opening del Questo è un film film. dell'82. È il primo minuto dove c'è quella frase bellissima ad effetto che vi ho letto prima, però preferisco farla dire al narratore. Considerate che una bellezza di questo film, una cosa bella di questo film, non è solamente ciò che vedete, ma anche questa narrazione molto fantasy, molto libro nell'antico Il mondo di. bello, tra l'altro, del film vecchio, cioè del film rispetto alla serie, per dire, sono tutti gli sfondi dipinti e disegnati. E questa è una cosa, un'arte pittorica e disegnata, che è una cosa, secondo me, meravigliosa per tutte A chi le cose. piacciono meno le cose realistiche, più che gli piace vedere i supporti, qua questo è un valore anche aggiunto, cioè si vede Sì, è molto quello che la mi piace, materia. quello, la materia è molto bella nel. Guardate questa scena con questo bellissimo sfondo notturno, maledetto e cupo. Another world, another time, in the age of wonder. A thousand years ago, this land was green and good, until the crystal cracked. Quindi millenni e millenni fa questa landa era verde e prosperosa fin quando il cristallo si Quando incrinò, sì, però. si ruppe. A single piece was lost, a shard of the crystal. Then strife began, and two new races appeared, the cruel Skeksis, the gentle mystics. Questo è il castello degli Skeksis. Here in the castle. Sul castello, quando faremo una puntata su Dark Crystal, io Lo sull'architettura di Dark faremo, Crystal c'ho un botto da dire. esce la seconda stagione. Ma che cazzo stai a E non lo sai dire? che stanno producendo Age of Resistance? Ma quando? Ma da anni, Sì, da ma quando è quando esce finito? Ah, non la. lo so. Ah, no, io credo che esce voglio, zio. Vedi il Cioè. lavoro che ci vuole, però Siccome mi ha detto lo figurati. faremo, ho detto, ma quindi esce No, nel tipo. senso Ah, che prima o poi, figurati scusa. se io che esce la seconda stagione di Dark Crystal non ci dedichiamo No, la puntata, ovvio. cioè. Io ho un botto da dire sull'architettura, per esempio. L'immaginario architettonico organico degli Skeksis. Vedi, per esempio, Magari la l'organigramma. scena della Tanta cena roba. riesci a commentarla un po' perché c'è la No, tavola. vabbè. Castle of the Crystal. The Skeksis took control. The Skeksis, with their hard and twisted bodies, their harsh and twisted wills. Comunque ragazzi, c'è la fotografia di un film dell'82, è avanti decenni, eh. Soprattutto pensate che questa stanza, cioè quanto è grande la stanza, questo è bello come sono loro dentro, cioè questa cosa è Per fantastica, me è un capolavoro sto film. sì, sono d'accordissimo. For 1,000 years they have ruled, yet now there are only 10. A dying race, ruled by a dying emperor, imprisoned within themselves in a dying land. L'imperatore. Today the ceremony of the sun gives no comfort. Today an emperor lies dying. Today a new emperor must seize the throne. Devo dire una cosa Che fondamentale, meraviglia, così guarda, belli vestiti. vi faccio vedere un'altra cosa che presenta meglio gli Skeksis, però devo dire una cosa fondamentale che mi sono dimenticato. Che una cosa che rende gli Skeksis una grandissima idea dal punto di vista di immaginario è che la loro diciamo, umanità, empatia che tu hai nei loro confronti non è data solamente, pur essendo cattivi, non è data solamente dal fatto che sono dei mostri slash mostriciattoli, dalla loro presenza, dal loro essere comico, dal loro aspetto ironico. Gli Skeksis sono una razza che si regge molto sul potere dato dalla saggezza, dal sapere, nel senso che l'ambizione degli Skeksis è rimanere immortali perché loro sono immortali, cioè loro in questo momento hanno una vita lunghissima e sono uno dei pochi cattivi in Però sono realtà. immortali, cioè devono lavorare per essere Sì, immortali. vogliono mantenere la loro vita Esatto. eterna. È una cosa molto che dici banale, ma in realtà non lo è perché nei fantasy della next gen non c'è più. È una cosa fondamentale, forse è qualcosa di vampiri però fatta di merda, secondo me. È il fatto che c'è questa idea
diciamo, cioè, hai un cattivo che vuole rimanere eterno e che quando muore sta per scomparire, vedi tutto di colpo l'umanità, ok? Quando in questo caso non è l'umanità, ma empatizzi la morte di uno Skeksis nel regno di Tra, è un evento, Sì. è qualcosa che comunque hanno Anche età perché essendo millenarie. eterni non è che continuano a nascere gli Skeksis. Gli Skeksis Esatto. sono quelli e li conoscono Sono tutti, cioè quelli sono gli Skeksis, sono quel dei numero, sono quelli. Hanno degli stereotipi, cioè nel senso, ogni Skeksis è un archetipo, Lo scienziato, il l'imperatore, il guerriero. generale, però c'è il giullare, però tendenzialmente quando Cioè sono. il camerlengo, là come si chiama, Sì, sì. Il quando riesce, consigliere. il Dark Crystal riesce con dei cattivi quando muore uno Skeksis a farti venire un brivido, perché sai che è appena andato via un PG che ha 7000 anni, per dire. Ciambellano, il Il ciambellano, ciambellano, grazie Giada, bravissimo. bravissimo. Esatto, comunque sì, anche io penso a Enson, cioè penso al labirinto con Enson, tendenzialmente. Sì, solo che è anche bello vedere qua il fatto che, allora, io non so, il Labyrinth, io vorrei parlarne, lui, Labirinto, ne io abbiamo amo. parlato e lo amo, però più difficile, cioè Labyrinth non è meno bello, ma è più difficile fare Dark Crystal, perché qua non abbiamo Bowie, Perché? non abbiamo umani, non abbiamo un cazzo, regà, Esatto, questa, non solo quindi. perché la lore è una lore che condivide tra realtà e illusione, il labirinto è esattamente quello, quel perdersi tra realtà e illusione, la sfera, c'è cioè tanta roba lì da dire. Dark Sicuramente, Crystal è proprio un mondo fantasy a sé, con tutte le sue cose, però Labyrinth magari può regainare qualche punto rispetto al fatto che pur portando meno VG, i VG che porta sono un pochino più strutturati meglio, nel senso i VG di Labyrinth, esatto, oddio, ogni volta che lo dici mi viene la tenerezza, cioè i VG di Labyrinth. No, beh, la vuoi raccontare o la dici la puntata di Labyrinth, la cosa del M punto Di punto? merda, che La vuoi no, raccontare? che no, no, Vai, non vai. lo racconta, dico soltanto poi lo farò, mostrerò un'altra volta che c'è questa parola, c'è questa cosa Raccontala bene, cioè, nel senso. No, vabbè, la racconto poi la Ok, prossima volta, però perché intanto allora dimmi. se non la raccontate, No, 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 però dici, perché vabbè, c'è raccontate, no, questa dico no, parola, è una vabbè, merda, non è no. un trip, dicevo, una citazione, un film, cioè, vera, di Labyrinth, poi, ma... Torneremo su Labyrinth, però vi facciamo vedere così il Puno è anche più a suo agio con gli Skeksis perché si vedono molto meglio la cena degli Skeksis. Cioè, i cattivi. Vediamo qual effetto in realtà mostriciattolo qui, che non è proprio l'effetto mostriciattolo, però vediamo l'effetto della tenerezza che riesce a destare l'animatronica, i pupazzi e questo tipo di arte qui. Eccola qua. Nebri arrosto, il mio piatto Questo è in preferito. italiano. Nebri arrosto, io voglio una pizza col Senti, una cosa per cui uno già occhi chiusi potrebbe sentire che sono mostriciattoli, che è come parlano. Come parlano? Parlano tutti con le cose, con queste voci, tutte così, cioè. Se vedete, ragazzi, Guardate i esteticamente, troni. l'estetica è molto peculiare perché sono i troni degli Skeksis. Per quanto ci sia gli imperatori, sono tutti, si rispettano molto tra di loro. Abbiamo una sorta di tavolata che ricorda un po' l'ultima cena e ci Anche sono perché sono questi. tutti seduti ad osservare il centro, tipo platea, non sono seduti da un lato o dall'altro. C'è Cioè sono seduti molta. non so come dirlo, tutti dallo stesso lato. Gli Skeksis sono una razza che ha la sua architettura, come ha preannunciato Buono, la sua estetica, la sua eleganza, le sue leggi, è molto ben strutturata. Schiavi! Nota. Quanto sono belli, Nota guarda quanto sono del fatto, diversi. un punto in più per gli Skeksis, che loro in qualche modo dal punto di vista biologico richiamano molto gli uccelli, soprattutto gli avvoltoi Sì, rapace, ma anche in esatto. qualche modo su determinate cose dei sauri, determinate cose dei rettili. Quindi in qualche modo c'è questa Per mitologia esempio di qualche. i denti che gli Sì. spuntano, poi è bello, c'era nella foto che tu avevi messo dove si vede che i denti come nascono, poi lo faccio vedere perché è Sì. molto bello secondo me, comunque sono bellissimi, io adoro come tutti tra loro sono diversi, pensate ragazzi a chi ha fatto sta roba, cioè che si è messo e come là e dipingerli e colorarli e fare le forme, disegnarli, dar vita e animare tutti questi pupazzi, capire le funzionalità, come si possono muovere, sono comodi, non sono comodi, cioè sono mille cose, ma guardate gli ornamenti. La stessa tavola che è L'imperatore col curata. becco, col coso metallico sul becco, con l'ornamento, perché effettivamente se un'altra razza useranno gli ornamenti in maniera diversa. Cioè... Esatto. No! Carmine, ma schifo! Feccia! E poi questa cosa feccia, che tra i cattivi si chiamino feccia sempre, questo è un tipico.
Non mi voglio troppo bene. Poi guarda come mangiano, questa cosa è geniale. Vale, cioè, oh, non è che usano forchette, usano forchetta e coltello, cioè usano tutto però sulle dita. Sì, cioè, loro ce le hanno sulle dita e cioè, fanno. È interessante anche che è geniale. Dici, li facciamo mangiare, ah, usano forchette e coltello? No. Allora, però, come prendono la carne? Se vogliono tagliarla, ah, allora devi creare. E hanno inventato delle posate. Considerando che queste cose poi, magari, che ne so, dopo con Manson e cose, sono diventate anche dei gadget, tipo anelli da Dalito. Ma questo nell'82, come cazzo diventa? Ma queste idea? Non sono anelli da Dalito, sono posate. Sì, così lunghe. Però, dico, è difficile nell'82 avere l'idea. No, è quello, dico, cioè, l'idea delle posate da Dalito è geniale. Magari, guarda, conoscendo la storia dell'umanità, è possibile che nel 900 dopo Cristo sì, qualcuno le abbia pensate. Però hanno avuto l'accortezza di farlo. Poi queste dita scheletriche. Marcio. Schiavi da carne! Che bella, cioè, guardate questa, che bella inquadratura, equilibrata questa scena, questa inquadratura a livello di regia, cioè come è studiata con le cose di lato, il lampadario. Con queste cose che sembrano una ragnatele, cioè sembra tutto strappato, sembra tutto in questo tavolo imbandito, però la cosa bella il pavimento ricorda quasi la stanza segreta della Bella e la Bestia, nel senso che sembra uno sgabuzzino, è opulento, è pieno di roba, è pieno di barocco. Però è tutto quasi in disuso, sembra una cantina. Perché questo è proprio, sai, e quello cosa, è il bello degli Skeksis, per questo, la trasandatezza del barocco. Prima ho insistito su questo fatto del film originale, questa cupezza, nel senso che il film, dal punto di vista fantasy, ti descrive la decadenza di un mondo fantasy, cioè il mondo che sta morendo. Il film è tutto, ragazzi, è tutto carino, cucci, mostricetti, ma il film è intriso di morte, cioè nel senso è proprio è tutto il film, già, muore il mondo. La storia è molto bella. Cioè una bellezza del genere, faccio un paragone, lo dico solamente perché è un capitolo di cui voglio fare una puntata, però la storia infinita, sì, è bello, purissimo, però ragazzi, la prima parte della storia infinita è di un duro, di un tragico cazzo, capito? È così. Vado, guarda, certo. Mi piaceva questa cosa del barocco, barocco abbandonato, non so come dirlo. Anche a Stegholm gli piace, cioè dice i vari caratteri, quello elegante, quello rozzo, gli piace questa distinzione. Sì, ma è bello, perché poi di fatti litigano tra loro, cioè spesso sì, quelli cioè, si prendono delle parti, come tutti odiano però il ciambellano, io il ciambellano penso che tra gli stessi, però lui è il cacciatore. Però riesci, sì, hanno i loro legami, però quando muorono Skeksis con i pupazzi riescono a farti capire il loro dolore quando ne muore uno. Cioè sono certo, tutti estremamente legati. Certo, sembra quasi la famiglia da questo punto di vista. Cioè la cosa familiare viene anche tematizzato nella lore, che è tipo la cosa che puoi sviluppare per una persona in 6.000 anni non può essere paragonata. Però beh, per esempio, per non andare off topic, sì, per la mostruosità, cioè ritrovare la mostruosità qua, per esempio questo famoso barocco del trasandato, cioè questo ostentare la ricchezza della putrescenza, sì, cioè la ricchezza del no, che è un paradosso perché la putrescenza dovrebbe andare a togliere, invece no, cioè aggiunge. Se vuoi questo... uno anche rispetto alla mostruosità, infatti non è un caso che io come carta ho portato, come immagino ho portato l'imperatore, qua è certo, anche un caso del mostro imperatore, cioè qua il mostro abbiamo un imperatore mostro, l'imperatore dei mostri. Dove sono i carti? Con quel Gelfling. A me sembra che quel Gelfling sia riuscito a fuggire. Nessun Gelfling mai è riuscito a fuggire ai miei micidiali gatti. Chiavi, tappe altro cibo. Come cosa mi sia infilata fra i denti? Vogliamo averlo tutto? No, questo fare, però... Questi, diciamo ragazzi, questa scena rappresenta bene la pluralità, diciamo con un terminone, la sfaccettatura degli Skeksis, sì, sì, questi bellissimi mostri. Non so, c'è in realtà uno spezzone del documentario, però io ti direi anche che voglio stare un attimino, preferisco parlare più in là di Dark Crystal, perché voglio che qualcuno giochi la sua ultima carta bene.